Il comune c'è, io ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato, specialmente Michele Ballisteri che come sempre si mette a disposizione per la città facendo sinergia con tante associazioni. Qua siamo riusciti, fra il nostro programma c'è di pulire tutte le piazze, abbiamo già pulito tutte le scuole, stiamo continuando con le piazze. Logicamente ci serve l'aiuto, perché il settore del verde pubblico aveva solo 2 dipendenti che lavoravano in questo ramo, oggi ne contiamo 6, quindi l'amministrazione sta puntando nel decoro, sta puntando nel verde pubblico. Sì, la nostra scuola ovviamente non poteva tirarsi indietro perché questo input che ci è venuto, insomma, grazie al presidente della Piana d'Oro, Michele Ballisteri, ovviamente ha acceso 1000 campanelli, insomma ci siamo sentiti in dovere, insomma, di dover prendere parte a questo processo, diciamo, ecco, di riqualificazione di una parte del territorio bagherese che versava, insomma, in assoluto degrado. Una parte appunto, ecco, geograficamente ci appartiene perché proprio a 2 passi, insomma, dal nostro liceo. E ovviamente, ecco, i nostri ragazzi, insomma, saranno coinvolti attivamente in questo processo grazie anche ad un percorso proprio, ecco, di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento. Avvieremo delle attività con i ragazzi e con la comunità affinché si riacquisti la relazione tra il cittadino e il senso dello spazio pubblico e l'uso dello spazio pubblico, partendo proprio da questo spazio che è emblematico di una criticità forte degli spazi pubblici urbani. Saranno coinvolti i ragazzi, ma sarà coinvolta tutta la comunità, tutti i fruitori e gli attori, perché riprendiamo quello che è un filone ormai internazionale della progettazione dal basso. Ci viene facile perché chi ci segue sa che oramai anche nella figura, nelle vesti anche di coordinatore dell'Associazione Bagherese, già queste azioni le facciamo e si può tutto sintetizzare in un motto: insieme si vince, nel senso che bisogna creare una condivisione di tutti i portatori di interesse, tanto le istituzioni pubbliche che hanno il dovere, come si vuol dire, preposte ad assicurare il decoro urbano e la vivibilità dei nostri spazi, però non vanno lasciate sole, ognuno deve svolgere però con onestà intellettuale. Io ho detto poc'anzi, evitiamo di fare leoni da tastiera, non si aiuta la comunità solo con la denuncia, assumiamoci tutte le nostre responsabilità, c'è una gerarchia, chi è stato eletto o chi è stato per ruoli, per competenze designato a svolgere ruoli dirigenziali ha le maggiori responsabilità, poi nella scala preliminare tutti siamo corresponsabili e noi associazioni dal basso abbiamo il ruolo di fare il facilitatore. Sì, il decoro è qualcosa di fondamentale, tutto questo viene fatto chiaramente nell'interesse della città e dei cittadini, perché fare fruire questi spazi pubblici cittadini è qualcosa che è doveroso e va fatta. Ricordo perfettamente, mi piace proprio ricordarlo, che nei giorni scorsi, mentre si faceva qua un'attività di bonifica, un nonnino col proprio bambino si è avvicinato dicendo: finalmente mio nipote può venire a giocare in questo spazio pubblico. E queste sono le testimonianze di quello che noi dobbiamo continuare e portare avanti.